Ed eccoci qua, col cringe, col trash quello vero, Perseus. Dovrebbe essere Hercules o Zeus, non so, uno dei Migliaia di anni due. fa regnava in Grecia, per l'esattezza nel Peloponneso, il vecchio re Acrisio. La capitale del Peloponneso, nascosta in una piccola baia, Ti allora si chiamava aspetto. Argos. Ah, fa proprio così, Zeus, ti aspetto. Era un tempo in cui il mondo era ancora dominato da numerosi mostri, dagli dèi e dalle dee, Ah, quelli sono dagli eroi mostri e oggi, dalle eroine, non lo che sapevo dovevano io. superare le prove più emozionanti e più Madonna, che pericolose. qualità! Cioè, qua si vede proprio che è stato preso l'immagine del disegno e mosso con lo zoom del programma di editor senza nemmeno l'animazione dell'acqua. Cioè, l'acqua non ha nemmeno Il più animazione in coraggioso questo degli eroi di quel frame. tempo era Perseo, il figlio del più potente degli dèi, del Poi padre di perché tutti gli dèi, cambiare da Zeus a Zeus. Perseus? La nostra storia inizia proprio nel momento in cui nel castello di Re Acrisio veniva festeggiato un evento molto speciale. Sarebbe questo evento? Madonna, che animazione! Sembrano animazioni dei giochi della Kinder. Ah, c'era King Kong, non lo sapevo. Silenzio, silenzio, gente, silenzio, ascoltate Ma c'è tutti, le voglio calzarrete l'uomo qui. questi! C'hanno Lui. le calzarrete! Sembra il cartone come siamo fatti. È peggio, è peggio. Oggi facciamo questa grande festa perché. Ma che come che La brutto mia bambino è tanto questo? adorata Quest'altro figlia sembra Babbo Natale, quello Dwight dei supermercati che c'ha la ha barba finalmente finta, dato con le alla luce calzarrette come sembra re che c'ha. al trono. Urrà! Il suo nome è. Com'è che si chiama il bambino? Perseo è il suo nome. Giusto. Grazie, vecchio Bacucco. L'Alzheimer si sente come. Da notare comunque il suo naso che assomiglia a una forma dai ragazzi, soprattutto molto, come posso dire, molto in vista dai ragazzi. C'è il vecchietto incinta, come il vecchietto incinta, questo non l'ho notato io. Però può essere che ha mangiato un po' troppo, sai, le cene di Natale, i banchetti all'epoca. Si mangiava come dei porci. Ma notate quel naso c'ha proprio quella forma lì. Quella forma lì sembra veramente un pene. Come direbbe Yotobi, peni, 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 con la P tripla. Ho sputato Così anche sullo sia, e schermo, questo suo probabilmente. nome sarà sulla bocca di tutti, e come Certo, tutti nostra parleranno di usanza, Perseus, domani nemmeno mi se lo metterò in inculerebbe cammino la per madre. raggiungere l'oracolo e Quanto è fare il brutto sto preghiere in onore Perseus. del mio unico Fatelo almeno nipote bene, ed sembra disegnato da un bambino dell'asilo. È il pistolino piccolo come naso, sì. Ed è proprio quello che fece. Infatti, dovete sapere che il vecchio re Acrisio era molto superstizioso, come quasi tutti a quei tempi, Ma che cacchio e si fa? faceva costantemente Saltella su un chiudere per incanto. cavallo. Vabbè. Qualcuno lo prendeva Questi sulla uccelli. rovina. Acrisio Dinosauri fino adesso hanno fatto quando, dopo una lunga l'evoluzione. cavalcata, giunse finalmente alla grotta dell'indovino Quanto è Talamo, brutto sto scese agitato cavallo. da Sembra quei cavallo, cavalli che varcò imparano la a disegnare i pesante porta bambini quando d'ingresso con iniziano a il fare i cuore primi pieno di disegni. interrogativi. Aspetta, che hai scritto. Ma perché il re ha le calzarrette? Che cacchio ne so io? Chi l'ha disegnato? Voglio contattare i creatori di questo disegno, veramente. Voglio andare a stringere la mano per l'opera d'arte che hanno fatto. Anche e soprattutto gli animatori di questo cartone animato, presunto. Vabbè. Non te sente, devi urlare! Qua ci vuole Matteo Kess con un megafono. Per l'epoca ci sta. Sì, anche se c'era di meglio per l'epoca. Fidati. Ma Benvenuto, Acrisio, desideri che c'ha le convulsioni questo in faccia? parlarmi? Sì, Re ama le devi banane. sapere che mia Ah, lui è il re figlia che ama le Danae, o banane, non lo figlia sapevo. Danae, ti ha dato un Sembra nipote Gandalf dei e un poveri, però. erede. Suo padre è il grande Zeus. E sti cazzi. È vero. E ora tu sei venuto qui da me per sapere che cosa gli riserva il futuro. Vedi? Vedo meravigliose avventure e Mamma mia, infiniti meravigliose, archeologi. guarda. Per Tuo nipote Perseo diventerà famoso ben oltre quattro cose l'intero stanno tuo lì. regno. Vedo il futuro Ma meraviglioso, le sappi avventure. Vede, un drago.
il vino che sicuramente sarà un ubriacone. Poi che avete una spada. Questo è tutto. Prevede il futuro, cheat. Quando si è accorto di budget per fare animazioni e fai quattro disegni in croce che vanno in loop. King Kong scelgo te. Cosa c'entra mo King Kong? Cosa c'entra mo King Kong? Spiegami. Quando Perseo sarà ormai Non sto capendo. Bella sta notizia. Ecco, non vi solito dico che frame spavento per il povero in re loop. Acrisio. C'era solo una cosa da fare: Tipo. cercare di sviare il destino. La Non è stessa facile. si introdusse di soppiatto nella camera da letto dove sua Ma figlia e che suo cacchio. nipote dormivano placidamente. Come cacchio l'ha Li presa prese la lui. madre, no? Come cacchio l'ha presa la madre? Sembrava come se prendesse una bambola. No, lo voglio rivedere, Fabio. Il Rivediamolo, destino. rivediamolo, La stessa Fabio. notte si introdusse di soppiatto nella Cioè, camera guarda da come letto dove cacchio lo sua prende figlia e la suo nipote madre. dormivano Cioè, placidamente. è diventato Li prese forte e in li 5 chiuse entrambi secondi. in una È vecchia una cassa forza soffitta. sovrumana. Come cavolo l'ha fatta entrare lì dentro? Era Come ancora funzionano le buio. proporzioni in questo cartone? Le proporzioni qui come cacchio funzionano? Cioè, mi metti in una. In un, non so come chiamarlo, baule, diciamo baule, credo, beh, non stare lì dentro. Buio pesto quando legò la cassa sul suo cadavere Ah, questa partì. animazione quanto mi Perseo e piace. Danae Prevedo che vengono spalottati Perseo per bene, e era un così il viaggio fattone. sembrò durare un'eternità, Questo non lo fino a sappiamo. quando Acrisio finalmente si fermò. Cioè, in quel baule, in quella Con il cassa sono cuore entrati madre e pesante, il vecchio figlio. re scaricò la Come non cassa e lo la so? Il cavallo figlia. che piange! Ma dove si Forse vede un con l'aiuto cavallo di che Zeus piange? raggiungeranno sani e salvi un paese lontano, e Ma chi Perseo non cazzo l'ha tornerà mai più per scritto? uccidermi, pensò Acrisio. All'inizio tutto sembrava andare per il meglio. La cassa galleggiava sul fiume e ben Grazie al presto cazzo! venne spinta verso il mare aperto. Però. Ma questo mare così Tranquillo, mosso non l'ho mai Perseo, non avere visto. paura. Tuo padre Zeus ci proteggerà. Poi tutto ciò è avvenuto in maniera, diciamo, senza opposizioni, senza lotta, senza niente, cioè, in maniera tranquilla. I cavalli che piangono, beh, si vedono sempre, però, se notate bene, se notate bene, salutiamo il Cerbero, salutiamo. Il migra... Mi dissocio, mi dissocio. Salvi per un pelo. Ma che non hanno fatto Ma era niente, tutto salvi per un finito e il pelo! mare da quel momento si placò. Cioè, non hanno fatto niente, sono salvi per un pelo. Lo so che non sei razzista, lo so. Chi è questo, mo? Sto tizio, sto tizia. Ma che cosa c'è, Ma è un Cerbero? maschio e una femmina, questo! Zeus, guarda qui che pesca grossa! Chissà quanti pesci stanno lì dentro, amico mio. La cena è servita, anzi, il pranzo è Su, non servito. essere impaziente. Dovrai aspettare fino a quando saremo sulla spiaggia. Anche Perseo e sua madre Danae non vedevano l'ora di giungere a riva con la barca di Titti. Così si chiamava Di chi infatti la il loro barca? salvatore. Sei bellissima. Grazie. Quando tu vedi una donna, la prima cosa che gli fai, apri il baule e vedi una donna, fai: Sei bellissima. Certo, amico mio, certo. So già i tuoi pensieri. Lui sicuramente nei pensieri farà: Questa me la voglio zippare forte. Questa voglio mettergli un altro figlio al mondo. Cioè, guardate la sua faccia dice tutto, signori. La sua faccia dice tutto. Dalla voce sembra maschio, sì, dalla voce, ma dall'aspetto non mi sembrava maschio. Devo essere impazzito, pensò Certo, Perseo. certo. Ma sì, era ancora piccolo e non poteva comprendere cosa fosse successo. Ah, però di Noi pensare di invece essere sappiamo che Titti impazzito e Danae si lo poteva innamorarono a prima fare. vista. Poco dopo, infatti, furono celebrate le loro nozze. Perseo Addirittura! ricevette, come era uso all'epoca, lezioni sulle cose più. Cioè, qua come funziona l'amore? Funziona in 5 secondi, trovi una donna, gli dici sei bellissima, questa si innamora di te e dopo una mezz'ora subito sposati. Mamma mia! Magari funzionasse così nella vita reale, matrimoni a go-go. Importanti della vita e diventò un giovane forte e intelligente. Il suo più grande ammiratore e soprattutto il migliore amico che avrebbe potuto avere si chiamava Aiace. Ma un nome normale, Attenzione, no? nel nome
un nome tipo Franco, no? Perseo è atteso nella sala del trono. Ma che cazzo di voce l'hanno data Sì, a sto ci vado subito. tizio? Animato malissimo, ma c'è da dire. Domani, figlio mio, farai il tuo 16° compleanno e tua Questo madre e sarebbe il io abbiamo tizio deciso che della sei barca? grande abbastanza per affrontare il mondo e superare le tue prime prove. Innumerevoli mostri, pericolosi e strani, popolano questo nostro mondo. Non lo sapevo. Feroci giganti con il corpo da cavallo. E uomini con tre teste, per non Ah, il parlare poi delle Cerbero! creature degli La guardia inferi. incinta di due gemelli. Or dunque, quale Tramite Giuseppe mostro pensi di Simone. poter sconfiggere guadagnandoti così il diritto di successione al trono? Ecco, sì, ce ne sarebbe uno. Sembra la voce della moglie di Ciao, Bob Buck. Sparger. E chi sarebbe? Chi sarebbe? Aspettate un attimino. Allora. Ma andiamo avanti. Addirittura. È un cartone Il animato che mattino mettevano sulla dopo, Perseo si Fox. mise in Può viaggio. essere di averlo L'intera corte intravisto. si riunì quando Perseo si congedò dai suoi genitori. Naturalmente il suo amico Aiace andò con lui e contenti cavalcarono incontro alla loro prima grande avventura. Ah, qual era questa prima Medusa era avventura? l'unica mortale di tre terribili sorelle chiamate Gorgoni. Fino ad ora nessun essere umano aveva osato avvicinarsi a loro. E ora confessa, cos'ha questa Medusa di così terribile? Significa che non te l'ho ancora detto. Bisogna fare molta attenzione. Chiunque guardi Medusa viene pietrificato all'istante. E noi dovremmo andare da lei. Sto notando Se lo l'animazione avessi saputo che prima. è Ma un'animazione l'amico che al sei. bacio. Come si Guarda, vede che ai tempi non ragioni c'erano giuste. budget per fare ste robe? Salute a te, contadino. Stiamo cercando Medusa. Certo, l'hanno Sapresti indicarci la vista, strada? guarda, è passata Sì, Bob. poco tempo Le fa. craie potrebbero aiutarvi. Che? Dove possiamo trovarle? Andate sempre dritto. Voglio darvi un suggerimento. Hanno solo un dente e un occhio, ma badate bene, non ognuna di loro, bensì insieme. Aspetta. Zeus doveva essere di pessimo umore il giorno in cui la create. I nobili danno sempre il numero. Ridendo, Perseo e Aiace proseguirono a cavallo nella direzione indicata. Salutiamo la voce di Gordon Ramsay. Non è tanto. Non mi sembra simile alla voce di Gordon E Ramsay. come aveva detto il contadino, raggiunsero dopo poche ore una stretta gola. E mo? E adesso? E mo so cazzi. Nuotiamo? Oppure hai un'altra idea? Costruiamo una zattera. Ah. Hai sentito? Vogliono costruire una zattera. Ma perché Non troppo adesso? lontano. Ma perché adesso il cavallo parla come Pippo? Perché il cavallo parla come Pippo? Ma che cazzo? Poi non ho sentito l'altro cavallo che ha detto. C'è peso di Aiace, coleranno a picco subito. Babò. Bellissimo, guarda! Mi divertirei un mondo passare lì dentro. Reggiti forte! Aiuto, Zeus! È altissima quella cascata, guarda, sarà alta, che ne so, mezzo Nel metro, frattempo si era fatto ma forse pur di buio. meno. Come ogni sera, le tre Non... graie se ne stavano sedute davanti alla loro caverna al chiaro di luna. Ogni giorno, a Mamma mia, turno, che una di loro fighe! riceveva l'occhio Che e doveva poi fighe! raccontare alle sorelle cosa aveva visto. Perseo e Aiace erano sopravvissuti alla loro avventura nella cascata e nascosti aspettarono fino a quando le ragazze andarono a dormire. Sai quale sono ragazze? Finalmente Io sono giunse l'ora. l'uomo più bello d'Italia. E quindi? Mamma mia, animato con Paint sta roba, con Windows Movie Maker. Ho visto cartoni E migliori di adesso? quell'epoca. Aspetta.
Oh, Anto, Bamba. Sei tornata! La Bamba! Oh, se vuoi fare entrare gente, tranquilla! Sto sì. pensando! Cosa ne dici di rubare l'occhio? Ogni tanto hai delle buone idee! Non sai che cosa ti stai perdendo! Fidati di me! Fidati, io conosco la Dingo Pictures! Ma credo che di peggio dei dinosauri forse non ce n'è! Ma perché c'è un occhio e un dente lì? Ma perché? Cos'è stato? L'occhio? Dov'è l'occhio? Che Ade ti apra subito le porte degli inferi! Beh, più che donne, quelli mi sembrano tipo, sai i giudici dell'epoca che c'hanno la parrucca in testa? O il mocio Avileda in testa? Siamo lì. Se mi dite come arrivare da Medusa, ve lo ridò. Oh, tu povero infelice, non tornerai vivo dopo aver visto le donne. Madonna! Lo volete? Por la macumba le fanno. Non sai cosa stai facendo. Solo le ninfe ti possono aiutare. Prosegui quando... Trocchio. Ma quell'occhio che cacchio mi serve? Sarà l'occhio del grande fratello? Ah, ecco i nostri due amici. Di buon umore, Perseo e Aiace si misero in cammino verso il mare. Ringraziamo gli animatori di questa scena. Veramente bella. Mi fa rimpiangere i dinosauri della Dingo Pictures. Mi fa rimpiangere. Ehi, ma non ti fanno male i piedi? Beh, no. Ho anche fame. È un orso quello, credo. Lo senti? Ma perché le dimensioni qui sono fatte alla cazzo di cane. E guarda là in fondo. Ci sono le ninfe, le vedi? Ah! Che ci sono? Cosa? Vuoi andare laggiù? Scordatelo, non scenderò fin là. Non fare il pigrone o preferisci contorcerti dalla fame? Ah. Posto. Beh, se vi volete suicidare, buttatevi pure. Nel gioco, comunque. Implorò tutti gli dèi affinché lo aiutassero e si rassegnò al suo destino. Ah, c'è una corda! Dove l'hanno presa sta corda, mo? E più chiaramente... Dove l'hanno presa sta corda? Dove è uscita? Chi so queste, mo? C'hanno un gatto morto in testa, un pipistrello. Che cazzo c'hanno in testa? Magnifico! Bene, per te magnifico! Benvenuti nel regno delle ninfe. Veramente, che cosa c'hanno in testa? E da dove venite? Veramente un gatto morto! Io mi chiamo Perseo, sono figlio di Zeus ed per magia, ovvio. E lui è il mio amico Aiace. Avvicinati, oh bel giovane. Siediti accanto a me. Su, coraggio! Dimmi, che cosa volete da noi? Questo! Stiamo andando da Medusa e abbiamo bisogno del vostro aiuto. Nessun mortale può andare da Medusa. Aiutali! I ragazzi sono amici! Ah, tutto a un tratto sono amici! Ma volete veramente correre questo rischio? Vi avverto, è molto... Cioè, come se io vado da una persona qualunque e gli dico... Beh, dove si trova quella persona lì? E il gruppo loro gli fa... Ma guarda che loro sono amici! Ma chi cazzo mi conosce? Da quando vi conoscete? Se vi hanno appena visto, direttamente amici. Spero non quello di Maria e di Filippi, ovviamente. Molto pericoloso. Sì. Tanto a lui chi se ne frega. Accetta almeno queste ali come dono. Ci dispiace separarci da voi. Spero non siano ali di piccione. Quando i due ragazzi arrivarono in cima alla roccia, Perseo provò una stranissima sensazione. Fu come per lui... Pur di accontentarlo, Aiace avrebbe fatto di tutto, persino volare. Cazzo di faccia aveva fatto, sospirò rassegnato alla volontà di Zeus, si mise la mano davanti agli occhi e si lasciò cadere. Bravo! Leggeri, come se fossero... Bravo! Il vento li portò. Prova a non suicidarti, Challenge. Entrambi talmente entusiasti del loro primo volo da dimenticare quasi dove erano diretti. Improvvisamente... Certo, sembrano proprio... No, la cosa bella di questa immagine... Non so se avete notato la scena, sembrano... Due... Come posso dire... Sagome incollate lì nello sfondo, e lo sfondo che si muove...
Mamma mia, veramente voglio andare a stringere la mano a chi ha animato questo cartone. Vicini a Medusa perché la cattiveria delle Gorgoni era talmente Cioè, sono lancinante immobili da far loro, venire la volano pelle d'oca persino immobili. al vento. Cioè, si vede Andiamo, solo l'immagine altrimenti che non si ce ne andiamo. muove. E allora forza, scendiamo. Lo faccio io meglio. Tutto a posto? Sì. Dobbiamo passare di là. Penso di sì. Dai, vieni. Ma che cazzo, sembra tipo. Sapete la scena Ci di sei Homer che ancora? rientra nel Sì, cespuglio? è che non vedo Quello. niente. Ma che cos'è questo posto? Se non lo sai tu. Ne dici di tornare indietro? No, basterà saltare. Seguimi. Per lui è Vieni. tutto un gioco questa avventura. Oh, mamma, che Mamma mia, schifo! un genio questo amico che si è portato. Non c'è niente di cui avere paura, Iace. Tra un attimo vedremo di nuovo. Le gorgone sono semidee e possono dominare la luce e l'oscurità. Proseguiamo. Ma è un genio Oh questo no, che sono sempre per cade, terra. si spacca la faccia, si Hai ragione, scusa. suicida. E che cacchio, nel gioco comunque, eh. Sempre Perseo nel e Ajace gioco. proseguirono. Più si avvicinavano all'uscita della caverna e più percepivano una sensazione di inquietudine. Chissà perché. Quanto è Poi bello sto videro le tre gufo. gorgoni Lo metterei come tragicamente sfondo del attroppate in una PC. radura. E adesso? Perseo non poteva certamente sconfiggere Medusa a occhi chiusi, ma non doveva nemmeno guardarla. Allora gli venne un'idea. Prese il suo scudo e lo strofinò fino a farlo luccicare come uno specchio. Così riusciva a vedere le creature mostruose. Non credo funzioni così uno scudo. Anzi, se volete possiamo anche. No, provarci no, ovviamente, perché non ho uno scudo a portata di mano. Però si poteva fare una ricerca per vedere se lo scudo strofinato molte volte poteva diventare uno specchio. Specchio barra trasparente. Senza doverle guardare. Quindi saltò. Certo, non le Per sta tutti gli guardando dèi. così. Non le sta guardando. Ma prima ancora Quanto che cazzo è Medusa si bella rende Medusa! conto di Me quello la che stava ricordavo più bella succedendo, Medusa! Perseo le recise quella orribile testa. Le due sorelle rimaste emisero un urlo terrificante, Madonna! ma un incantesimo le teneva ferme al loro posto. Così, con Perseo e Aiace nonchalance, avevano una sono gran riusciti a fretta di staccare la andarsene, testa alla perché un prima Medusa, incantesimo non si sa non si sa mai come hanno quando, e fatto. misero la testa nella bisaccia. Ah, e riecco Si le nostre alzarono due di nuovo sagome per che rientrare a volano casa. per le Nella dune fretta, però, del avevano chiuso deserto. bene nella bisaccia nella quale avevano messo il loro trofeo. E così, mentre sorvolavano il deserto, alcune gocce di sangue cadendo sulla terra diedero vita a pericolosi e velenosi serpenti. Enna, Questi sono tuttora come sulla terra. è possibile che i Perseo e serpenti non Aiace, però, nascono, non si nascono dal accorsero di sangue, i nulla e serpenti? continuarono il loro volo in tutta tranquillità. Un castello! Lì ci daranno sicuramente qualcosa da mangiare. Certo. Possibile che non sai pensare ad altro. Un po' di pazienza e saremo arrivati a casa. Non sto più in piedi dalla fame. Sembra Guarda, degli alberi di mele! una Questo TV dietro al muro! alla pubblicità di Fiesta. Manca solo lo sponsor che non abbiamo. Ferrero, se vuole sponsorizzare Fiesta, la possiamo fare in una maniera innovativa. Che cacchio è questo? Che mostro sarebbe? Adesso È un sembra essersi calmato dinosauro, un di nuovo. drago, Sarà comunque meglio chiedere il permesso un prima di prendere la serpente, vita. non lo so. È un mix tra varie specie. Credo tu abbia ragione. Andiamo. Salve, sono Perseo, figlio di Zeus. Sei tu Salve. il padrone di questo castello? Chiunque tu sia, come osi disturbare Re Atlante? Cazzo di voce Ecco, l'hanno noi vogliamo messo? chiederti solo un po' di ospitalità. Siamo entrambi affamati. Volete ospitalità? Eh sì, abbiamo visto che i Ma tuoi la voce alberi da sono re carichi di no? mele, e allora. Ma come ti permetti? Dove. Questa risata salvatela che me la voglio mettere come suoneria. Ho talmente fame che non ci vedo più dalla fame. Vero. Sapere che le mie mele sono d'oro massiccio e adesso via, sparite in fretta, altrimenti vi darò in pasto al mio drago. Ah, quello è un drago. Va bene, bello questo drago. Ti Spaventoso. avverto, io, figlio di Zeus, non mi faccio cacciare così facilmente. Sta tranquillo che me la pagherà. Sì, bravo, ben detto.
Perseo estrasse la testa di Medusa, si voltò e fece in modo che guardasse verso quel re poco ospitale. Ah. Davanti ai loro occhi stupiti, Re Atlante si trasformò insieme al suo castello in un gigantesco monte, che tanto per conoscenza esiste ancora oggi. Dove? In Africa. Che? La testa di Medusa funziona anche senza il suo corpo, cioè con la testa mozzata. Va bene, non so con chi ha studiato questa storia, ma non ricordo funzionasse così anche con la testa mozzata. Che cazzo di risate, che cacchio ne so io. Vai Gordon. Vai Gordon, scelgo te. Praticamente come i Pokémon. Ah, ricordo che Africa questa cosa. Sempre più affamati, si rimisero in viaggio. Quando giunsero quanto amo questa scena al mare, scorsero di volo. Una bellissima ragazza incatenata a una roccia in mezzo all'acqua. E chi è questa, mo? Una buciona? Una strana creatura si stava avvicinando a lei. È uno squalo! Almeno credo. Dalla pinna sembra uno squalo. È rubino. Quello è rubino. Adesso che gira intorno alla figa. La aiuto! Aiuto! Gli squali stanno arrivando! Mamma mia! Cioè, come hanno risparmiato anche sulla scena dello squalo. Hanno ripetuto 3 volte la clip dello squalo che apre la bocca. Cioè, applausi, applausi, applausi. È fatto per morire così. Non ne ho pallida idea. Chiediamolo a quella gente sulla barca. Ah, così a un tratto arriva la gente sulla barca, tutto per caso. Va bene. Tu che hai tutta l'aria di essere un re, sai dirmi per quale ragione quella ragazza è stata condannata a una simile fine? È una triste storia, figliolo. Sono re Cefeo di Etiopia. Grande il nostro dolore. Già questa voce di re mi piace. E la nostra adorata figlia Andromeda. Ah, è la figlia quella. Ebbene, ha fatto una bella fine. Partai musica dello squalo. Mia moglie ha mandato in collera Poseidone, il dio del mare. E così, per placare la maledizione che da quel giorno incombe sul nostro paese, Andromeda deve essere sacrificata allo squalo. Ah. E non vi è alcuna possibilità di salvezza per lei? Solo se lo squalo venisse ucciso, Andromeda sarebbe salva. No, non mi ammazzate Rubino, no. Sono troppo vecchio e stanco, e nessun altro finora. Gli squali stanno arrivando. A sconfiggerlo. Bene, allora salverò io, la più bella tra le vergini. Davvero? Siamo sicuri che è vergine? Siamo sicuri? Non vorrei sia stata sverginata da qualcun altro. Questa volta lo squalo sta e Andromeda. Il tempo stringeva. In tre guarda come si butta la roccia e riemerse a cavallo dello squalo. Con nonchalance riesce a uccidere lo squalo. La fanciulla in una maniera epica. Come le vere lotte insegnano. Perseo, suo salvatore, nuotò in fretta verso lo scoglio. Da notare lo squalo morto lì, bellissimo. Agilmente si arrampicò. Mamma mia, quanto è agile questo Zeus! Perseus, come cavolo si chiama? Andromeda era raggiante. E quando Perseo le ebbe molto bene, lei gli si gettò al collo piangendo di gioia. Che i due si sarebbero sposati era da tanto cosa c'è. Vabbè, ma qui appena uno incontra una ragazza si sposano. Ma come funziona qua? Magari funzionasse così nella vita reale. Cioè, ripeto, sai quante donne io mi sarei sposato adesso? Quante? Sarei pieno. Vabbè, funziona così, ti sposi la donna le appena la incontri. Le nozze vennero celebrate in pompa magna. Vennero invitati tutti gli amici e i conoscenti. Ah. I tavoli si piegavano sotto il peso dei cibi più prelibati. Buoi interi vennero arrostiti. Madonna! E c'era anche chi intratteneva gli ospiti. Quanto siete belli! Il più felice di tutti era Aiace. Finalmente poteva mangiare a sazietà. Quando tutti furono riuniti intorno al tavolo nuziale, Re Ceo disse che in realtà Andromeda era già stata promessa in sposa a un altro, ma che da vero eroe se l'era svignata quando Poseidone aveva minacciato di inondare il paese se lei non fosse stata sacrificata. Da quel giorno il pretendente era scomparso. E succede. Re Cefeo aveva appena finito di parlare quando... Fineo sta arrivando al castello a testa dei suoi uomini! Ringraziamo i bug provenienti dalla cassetta che oh no, è lui. Anche lui stesso si stava rifiutando di far vedere questo schifo. Andromeda è messa a me. Ma quanto amo questi bug. A me, Fineo, e
non sono dovuti da me, è dovuto direttamente dal video. In verità io quindi sono ringraziate per chi ha tributato questa Zeus. Opera d'arte. Tu invece non sei altro che un codardo. L'hai voluto tu, ti farò vedere se sono un codardo. Estrai la spada. Vediamo come combattono questi due. Testa di Medusa, altrimenti butterà all'aria anche tutto questo bidio. Ma è possibile che pensi sempre soltanto alla roba da mangiare? Eh beh, mangiare fa bene, amico mio. Eh sì, il cibo prima di tutto, anche non la figa. Funziona meraviglia! Certo, io mi otterrei come, come premio. Dov'è finita la lancia? È scomparsa la lancia nel nulla, lui è diventato pietra insieme ai suoi amici. Lui continua allora, a mangiare. E imperturbabile, Aiace proseguì con il suo banchetto. Fa bene, fa bene. Il giorno successivo vennero organizzate delle gare, come era solito a quei tempi. Gli spettatori erano seduti sugli spalti e acclamavano gli atleti. Perseo era un campione nel lancio del disco. Si preparò al lancio e il disco volò, e volò, e volò oltre il fondo campo, finendo nel bel mezzo del pubblico. Ah, pensavo volò che faceva il giro del mondo. No, poteva essere possibile che facesse il giro del mondo. Ecco, chi sono questi due? Solo adesso Perseo riconobbe suo nonno Acrisio. E così la predizione si era avuta. Ma com'è possibile che ti dica così forte da colpire tuo nonno addirittura? E na madonna, per avere una forza del genere l'ha tirata forte, ma forte. Hai visto il lancio come finì? L'ho visto, l'ho visto. Ha colpito il nonno. Bellissimo, beh, è bellissimo, guarda. Parliamo di anni 99-2000, credo. Certamente voluto. E con la tristezza nel cuore gli costruì una tomba nelle vicinanze del castello. E gli pur la tomba, mi sembra più che ovvio. Poi, un tizio che è morto, colpito dal disco, deve essere un disco, o di un disco di quelli pesanti, che se lo lancio a qualcuno proprio l'ammazzi, non si sa com'è possibile. Però, la fisica in questo cartone funziona in una maniera pazzesca. Quindi attenzione, se andate alle Olimpiadi, attenzione, che se vedete il lancio del disco e vi arriva il disco addosso, potete morire. Ecco, musichetta triste per il nonno morto. Quindi ripeto, attenzione al disco, al disco di piombo. È la Madonna però, cioè la deve aver lanciato in una maniera forte, cioè per uccidere una persona, fatta in cemento. Beh, sarebbe impossibile da lanciare se è fatto in cemento. Come ha fatto a ammazzare un tizio? Cioè, era di carta velina sto tizio. Perseo riattraversò il mare insieme ad Andromeda e Aiace per tornare da Ditti e Danae. Lì vissero felici e contenti fino alla fine dei loro giorni. Così è finita la storia. Bella sta fine. E dato che non vollero separarsi nemmeno dopo, brillano ancora oggi in cielo. E in una notte limpida, anche voi li potete vedere. Bene, quindi se volete guardare il cielo, le stelle, potete guardare queste stelle riconducibili a loro. Ora ho capito perché fa schifo questo cartone. Notate un po' qualcosa? È stato scritto dai tedeschi. È tedesco questo cartone, doppiato in italiano. Mancano ancora due È il compleanno di un bambino e nella sua cameretta ci sono i suoi giocattoli. Come siamo arrivati a questo cartone? Ci sta spoilerando il prossimo cartone. Ci stanno spoilerando il prossimo cartone. Io non so se andare avanti, però devo dire che la conclusione di questa storia è stata praticamente... Sai quando non ti viene niente da scrivere per il finale? E inventi un finale scritto, diciamo, in maniera frettolosa. Praticamente è questo. È il secondo che ti ho mandato. No, è il continuo. È il continuo questo. Quello è il problema. Ti ha fributato questo video, ci ha messo insieme entrambi. Mandami tutti i cartoni brutti che conosci, amico mio. Io non so se è un trailer questo. Non lo so, perché è presente
nel film di Perseus. Io lo guardo per sicurezza, così abbiamo un incipit per la prossima settimana. Che impauriti dal possibile arrivo in casa di nuovi giochi, ormai vecchi e logori nel cuore del piccolo. Pino, il bambolotto di pezza, decide di scappare a casa, dopo aver capito di non essere più preferito. Che Pino sia scomparso. Sì, ma almeno se è fributato un cartone, fributatelo anche meglio, già fa schifo di suo. Poi lo rendete ancora più schifoso con sti bug. Che cavolo. Io continuo, se c'è qualche bug, chiudo qui. Tu stesso, tante la sua conosce tanta, chi buona, chi cattiva. Niente, è impossibile continuare. È buggatissima questo file, è buggatissimo. È praticamente una poop. Perfetto, per altre 3 settimane il contenuto. Già. Va bene, io direi di chiudere qua questa reaction. È stato... meglio dei dinosauri è sicuro. Questo è poco ma sicuro, meglio dei dinosauri. Ho visto di peggio in vita mia, a dire la verità.